Questa è proprio una domanda. Volevo capire se quando tu pensi a questo concetto di desiderio post-capitalista, in qualche modo intravedi già dei germi di superamento del capitalismo nella realtà esistente e quindi in qualche modo in nuce ci siano già, secondo te, degli aspetti di questo superamento, oppure se lo poni come una prospettiva, diciamo così, di là da venire, ma se ritieni invece che oggi siamo in pieno capitalismo, per quanto chiaramente non è più il capitalismo delle Dell'economia, fabbriche certo. di No, Manchester. sicuramente non è più il capitalismo di cui parla Marx, e non è neanche però, come dicevo prima, il capitalismo dei suoi, cioè dell'età dell'oro, del fordismo, ma anche dell'inizio del post-fordismo. E d'altra parte, come direbbe Negri, che comunque col fatto che viviamo nell'era della tecnologia, siamo già in qualche modo in una fase oltre, perché abbiamo, avendo le possibilità tecnologiche, cioè è sicuro, non lo so, io ti giuro, non lo so, perché ogni volta in cui pensi che ci sono già le cose in luce, poi molto spesso ti accorgi che Sono se in luce di sono qualcosa di qua, peggio. esatto, cioè sono già tutt'altro. Se esistono, è un po' tipo la rule 44, no, 40, come si chiama quella, insomma, if it exists, there is porn for it. If it exists, it's already capitalist. Insomma, in qualche modo, cioè, se è possibile che sei qui, anche, cioè, devi in qualche modo essere collusa. Quindi, non lo so, cioè, non ti so dire, onestamente. Sì, diventa anche un po', non lo so, quasi neutralizzante questa cosa però, no? Che assumiamo che Se assumiamo comunque che qualunque, già è esatto, che assurdo, qualunque pratica non ha c'è nessuna senso. No, il alternativa. A grande questo rischio punto siamo, chiaramente possiamo del dell'assismo, dell'assunto è che non anche fa più quello niente. esatto, della Esatto. deresponsabilizzazione totale. Io sarei per la deresponsabilizzazione individuale, però allo stesso tempo la possibilità di essere attratti da qualcosa che ti dà, cioè, Sì. in qualche modo un po' un sentore di quello che potrebbe essere diverso. Cioè, Che comunque. deresponsabilizzazione nel senso di, scusatemi, finisco, di uscire dalla logica che per superare il capitalismo bisogna castrarsi, bisogna rinunciare, bisogna Esatto. sacrificarsi. Cioè, non Ok, solo abbiamo comunismo assunto di gusto, ma anche rivoluzione di gusto. certo. Cioè, facciamola proprio passando Allora, per. Andiamoci niott in questa Unione Sovietica del futuro, americano. ma Quindi, questo cioè, sì. minimo sforzo, massimo risultato, Sembra che tu dici rivendichi il bisogno di un grande racconto, di una grande narrazione che possa No, in cioè qualche di un grande modo. piacere, cioè non Sì, è, su questo per cioè, se avere bella vuoi, come definizione. cioè c'è un piacere narrativo Ma anche, non quale so. piacere è in gioco? Tu vuoi che dica sessuale? Ma No, 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 no,
nel senso che a me attrae molto questa visione, che in realtà poi andando su nello specifico è davvero un po' difficile distinguere le forme più raffinate di appagamento del desiderio proposte dalla società attuale e quelle che tu vedi come, come movente, come finalità. Quindi effettivamente su questo la domanda a quale piacere credo sia per me una difficoltà, insomma, poi arrivo lì, ho colto. Ma io non me la sento di decidere quali sono appunto i piaceri. No, pensavo a Epicuro, sulla misura del piacere. In cui tutti si riconoscono e quelli in cui no, però ho la sensazione che questa sia una società che nonostante la sua grande promessa di appagamento, come dicevamo prima, si basa molto di più sulla frustrazione e sulla sensazione comunque di non aver mai raggiunto il livello massimo e quindi per quanto il livello di piacere che tu puoi aver raggiunto sia... tanto non è comunque mai abbastanza e tu non sei abbastanza. È un problema di misura, sistema. Forse di comparazione, di concorrenza, di competizione. Competizione. Forse il problema è la competizione, cioè non è la sensazione certo. Di una cooperazione alla quale ogni piacere in qualche modo è, trova una sua composizione, ma invece nella quale devi sempre ottenerne di più per essere tu di più, per accrescere il tuo spazio. Il tuo ritmo del piacere. Cioè,
senso la reciprocità del piacere come antidoto della competizione. Non penso che sarà mai totalmente democratica, nel senso che non sarà mai totalmente egualitaria. Però se non è così, non è post-capitalista, non è comunista. Sì, cioè io penso che invece la prospettiva, non lo so, di Insel vorrebbero che ti venga assegnato una donna, per, cioè come ti viene assegnato un reddito. Ma questo c'è già da Dadaisti, Questo c'è già da Dadaisti con l'istituzione della Banca Mondiale del Sesso. No, a me fa un po' paura e non so se sarebbe la soluzione. E quindi c'è, cioè, una parte di, come diceva lui prima, Deleuze e Freud, che comunque possono ancora andare insieme, cioè riconoscere che c'è uno spazio anche per la gestione della propria frustrazione, il riconoscimento del limite, eccetera, che però non sia una cosa che ti getta nella disperazione, perché in una società così competitiva, ovviamente, se tu non funzioni da una parte, non sei funzionale, e quindi questo ha delle ricadute pazzesche. Ma se... Non voglio dire che chi non riesce a scopare dovrebbe accontentarsi di avere tanti amici, perché mi rendo conto che è impossibile, però penso che in una società in cui invece tu non dipendi così tanto dal tuo capitale sessuale, magari effettivamente poi, o non lo so, o anche altre forme, invece la prostituzione verrebbe anche destigmatizzata in questo senso. Nel senso, magari ci sarebbe chi lo fa veramente per passione. No, esatto, bisogna vedere se chiamarlo ancora, esatto, prostituzione. Però nel senso che esisterebbero forme... Però su questo, mi viene a dire che già lo stesso Marx, quando poi gli chiedevano esattamente per cosa sarà, poi io non lo so, non è che adesso dobbiamo fare lo schemino. Ma i giovani d'oggi secondo me non sono così, cioè quelli proprio post-Covid che hanno passato parte dell'adolescenza chiusi in casa, non sono mica così liberi. Avevo visto un video su YouTube, una cavolata di 3 secondi, ma mi aveva colpito. Partiva come in modo positivo, fai, i giovani d'oggi si drogano di meno, bevono di meno, hanno meno, insomma, relazioni sessuali, sono molto più depressi. Cioè, del tipo che secondo me oggi tutta questa libertà e tutti questi ragionamenti li facciamo perché siamo di una generazione diversa, la generazione, non lo so, Z, Alfa, non credo, non ho idea. Secondo me è molto più bloccata. Come sempre non si può generalizzare. Parliamo di depressi, sì, vero. C'è una forte depressione tra i giovani oggi, sicuramente. D'altro canto c'è una voglia di guardare il mondo in un'ottica non binaria incredibile. Io penso che quella tendenza lì ci sia un po' da tanti anni. Mentre altri comportamenti a rischio di generazioni precedenti erano comunque legati a una dimensione sociale. Queste sono tutte cose completamente e anche il definirsi in modo aperto in conflitto con altre generazioni, con altre, gli fa onore, ma mi sembra una cosa che riguarda di nuovo il sé piuttosto che il rapporto con l'altro. Non è che si definiscono non binary perché sono attratti da entrambi i generi, si definiscono non binary perché si rendono conto che è una cosa sensata e civile farlo, e gli do pienamente ragione. Ma quanto riguarda di nuovo una tua costruzione del te piuttosto che il rapporto con l'altro? Cioè, un coming out omosessuale una volta era una cosa diversa, era anche un'affermazione di un desiderio. In questo momento mi sembra più una costruzione di un'identità aperta e consapevole, grazie a Dio, viva Dio, però dove è sociale? È chiaro che c'è una crisi di alcune istanze, la rappresentazione politica, però non credo che i giovani di una volta erano trasgressivi in modo sociale più forte di altri. Credo che faccia parte della loro storia. Sì, ma non perché erano figli loro, penso che c'era un sistema sociale. In parte è vero. Sono d'accordo, però in parte è anche vero che questo elemento della costruzione di sé fa parte dell'adolescenza, e quando uno occupava la scuola in realtà c'era anche lì in gioco un processo di costruzione di sé, e io penso che anche oggi sia chi si definisce non binario sia chi lotta contro il climate change in realtà sta facendo sicuramente un processo di espressione di sé, rappresentazione, ma anche in realtà di critica sociale. No, io vorrei solo dire che il discorso secondo me dell'identità, che invece è veramente un dispositivo, questo sì, capitalista, non liberale, l'identità, e anche quando parliamo di identità di classe, attenzione, perché se l'identità di classe è pensare che la classe lavoratrice, la classe sfruttata, la classe oppressa siano adesso magari appunto il lavoratore bianco eterosessuale che non sa come pronunciare una schwa o che ne so, lì, cioè,
può diventare strategico effettivamente non insistere troppo sull'andare a bacchettarlo, ma è una questione strategica e non ideologica, perché invece se identifichi la classe con quella cosa lì stai facendo esattamente il gioco dell'identity politics prestato anche al vetero marxismo-leninismo, e quella roba lì secondo me è l'aver introiettato già la logica del capitale anche quando fai la critica della sinistra. Io quando parlo di di società inclusive non lo intendo appunto come stampella in realtà del capitalismo, cioè che secondo me è il rischio molto spesso del mutualismo, come l'abbiamo visto anche sotto Covid, cioè del fatto che il lavoro di cura veniva sobbarcato dalla popolazione in assenza di uno Stato, no? Questa cosa qua funge veramente da stampella del capitale, nel senso che loro non lo fanno, però siamo tutti volenterosi e ci attiviamo per l'alta umanità. Però è lavoro ed è il problema anche di tutto il terzo settore, cioè del quarto settore. Mm-hmm. E quindi quando parli di inclusione, secondo me si tratta proprio di fare invece una comunità strategica anche con soggetti molto distanti, cioè cercare di offrire un'alternativa a una contraddizione che è tutta capitalistica di questa fase specifica del capitalismo, ovvero la contraddizione di cui parla Brancaccio a un certo punto in un'intervista che aveva fatto col Toscabile, in cui diceva: ci troviamo di fronte a un modello valoriale, eccetera, in cui ci è stato detto che tu puoi realizzarti come essere umano soltanto attraverso l'acquisizione di beni materiali, e quindi la gente vuole gli status symbol, vuole la merce, eccetera, ma in un momento in cui questa cosa qua è sempre più disattesa dallo stesso sistema che gliel'aveva promesso. Certo. Quindi, cioè, tutti quanti non vorremmo altro che i vestiti fermati, e però siamo poveri in canna. Questa è la cosa su cui tu puoi creare dei modelli alternativi, cioè, intanto perché crei delle isole in cui questa cosa invece non serve, cioè puoi venire da noi anche se non hai la maglietta del fuori di Gucci, e puoi venire da noi anche con le tue legittime pretese di vivere una vita degna, e quello che ti è stato insegnato finora era una vita degna attraverso queste cose, te ne daremo un'altra che magari ti farà reinventare nuovi modi di desiderare. E questo è un modo molto materiale di creare comunità, cioè vogliamo tutti qualcosa, abbiamo un interesse condiviso. Io il desiderio infatti lo vedo abbastanza in contraddizione col bisogno di cui parlava Viola Carofano, ma lo vedo in realtà abbastanza simile alla questione dell'interesse, cioè di qualcosa a cui io ambisco, e quindi lì secondo me ritorna marxista in qualche modo, perché l'interesse di classe è un interesse per una vita buona, cioè una vita non buona eticamente, ma degna di essere vissuta, lavorare meno, guadagnare di più.